Filomena Feltra della Invita di Rota. Ciao Filomena. La Rota ha racimolato un punto importante al tie-break contro un avversario, penso, tosto, che era il filo da torcere in potenza. Come giudichi il match in cui comunque siete ritornati con, diciamo, un punto prezioso e importante? È stata una partita molto dura, anche molto sentita, perché anche comunque il palazzetto, ci sono molti tifosi, c'è molto pubblico che incita le ragazze. Noi ce l'abbiamo messa tutta, però abbiamo portato a casa solamente un punto, però è importante. Ecco, diciamo che adesso, dopo aver superato questi incontri un po' più particolari con la Cogemal prima in classifica, con cui fortunatamente avete vinto, poi c'è questo Potenza che vi ha dato il filo da torcere rispetto a una serie di gare, diciamo, in cui c'è la necessità di riguadagnare terreno, anche se ricordiamo che la Rota ha sempre una gara in meno in confronto a chi è arrivato in classifica. Sì, ora ci aspettano gare, diciamo, più abbordabili e cerchiamo di racimolare più punti possibili per risalire anche in classifica. Ok, ci vuoi parlare del prossimo avversario, Rossano, una squadra che in questo momento, diciamo, non è che naviga in posizioni abbastanza agevoli. Sarà sicuramente una bella squadra, verrà qui soprattutto per racimolare qualche punto anche lui, quindi noi ce la metteremo tutta affinché vada a nostro favore. Vuoi fare un appello al pubblico a essere presente qui sabato al Palazzo dello Sport? Ricordi a che ora è l'incontro? Sì, l'incontro è alle 7 di sera, mi raccomando, venite numerosi. Ok, allora un prossimo in bocca al lupo. Crepi.